Conoscete i crunch? Sono delle brioche con due tipi di pasta: pasta panarello, che è una sorta di pasta brioche, pasta sfoglia. Poi all'interno è farcita con della confettura di albicocca, della uvetta sultanina di ottima qualità e della frutta candita. Io ho utilizzato l'uvetta sultanina, però al posto della frutta candita ci ho voluto mettere le gocce di cioccolato perché non la gradisco molto. E al posto della confettura di albicocche ci ho messo la confettura di pesche gialle che ho fatto io l'estate scorsa. Gli ingredienti ve li elencherò ovviamente qui sotto. E, insomma, si fa nella planetaria, si mettono tutti gli ingredienti insieme e per ultimo ci va il burro. E il burro va sempre messo in qualsiasi tipo di brioche alla fine dell'impasto perché serve per tirare fuori bene il glutine. Quindi ho fatto tutto l'impasto, ho praticamente formato la palla, l'ho messa nella ciotola coperta con della pellicola trasparente e l'ho lasciata in frigorifero a maturare, a lievitare per 8 ore. Poi, come vedete, l'ho stesa, ho formato un rettangolo e adesso ci sto mettendo la confettura di pesche gialle. Non deve essere molto arricchita, deve essere veramente un velo. Poi va bene, le cose si possono sempre cambiare, potete mettere a vostro gusto un altro tipo di confettura. Io ad esempio, la volta scorsa ci ho messo la crema pasticcera, però ripeto, voi potete sperimentare qualsiasi cosa. Ecco qui. Ah, l'uva ovviamente l'ho messa a mollo con dell'acqua tiepida. Volendo potreste metterla a mollo nel rum. Ok. Poi ho preso delle gocciole di cioccolato. Ce le ho messe, le ho sparse bene bene per tutto il quadro del rettangolo. A questo punto ci ho sovrapposto la pasta sfoglia rettangolare. Ovviamente non sarà proprio identica, quindi dovete sistemarla un pochino. Io in questo caso ho dovuto tagliare un po' la parte superiore e un po' quella inferiore. Ovviamente una volta che avete inserito la pasta sfoglia dovete premere un pochino con il palmo delle mani, senza esagerare, un pochino. Ecco, devo togliere le due estremità. A questo punto l'ha piegata a metà per essere più sicuri, perché vedete, io prima volevo tagliarla e poi alla fine ho preferito dividerla a metà per essere un po' più precisi. La girate, l'aprite di nuovo e a quel punto la tagliate a metà. Poi, quindi a quel punto ho riempito una metà di nuovo con la confettura di pesche che ho fatto, ce la stendete per benino, sempre il solito velo, senza esagerare, perché altrimenti se voi esagerate poi nel momento in cui andate a confezionarli i crunch esce tutto fuori, quindi non è proprio il caso. E in questo caso però, invece di rimettere l'uvetta, ho messo solo le gocce di cioccolato. Quindi a quel punto ho sovrapposto l'altra metà. Ho
ho schiacciato sempre in modo molto delicato, l'ho girata e a questo punto ho fatto tutte strisce rettangolari con la rotella. E poi dalle strisce ho ricavato questi rotoli, li ho arrotolate su se stesse e le ho messe sulla teglia. Poi una volta arrotolate tutte e messe sulla teglia, le ho lasciate lievitare a temperatura ambiente per un'altra ora e mezza. E poi le ho infornate a 180 gradi per una ventina di minuti, però a forno statico. E con il resto della pasta, vedete, ho fatto altre forme. Queste sono appena sfornate. Vedete la striscia bianca che vedete? La pasta sforna. E adesso poi da calde potete immediatamente passarci un velo di confettura. E se ce li avete, di zuccherini. Io purtroppo ho dimenticato di acquistarli e non ce li ho potuti mettere. Ma normalmente ci andrebbero sopra anche degli zuccherini. Ecco, le ho passate tutte. Guardate che belle. E poi sono veramente molto molto buone. Ah, ho dimenticato di dirvi, questi sono dei dolci di origine austro-ungariti. Eccole qui, quelle sono le altre a cui ho dato un'altra forma. Buon divertimento!